Pisano, tre punti pesantissimi, una vittoria che ci voleva. Sì, assolutamente, assolutamente. Era la cosa che contava di più. Siamo ancora più contenti quando i punti vengono attraverso il gioco. Difficile trovare chi sta bene, chi mentalmente è libero a due giornate dalla fine per esprimere la qualità, oltre che la quantità del gioco che abbiamo fatto oggi. Ma come hai detto te, la cosa più importante era vincere. Poi se vinciamo con una doppietta di Paolo, obiettivamente mi fa ancora più felice, perché comunque il suo arrivo qua era stato condito da tante malelingue. Paolo si è messo a disposizione da subito, è stato fondamentale nel ruolo di vice allenatore. Tutte le volte che c'era da aiutare la squadra l'ha fatto con umiltà, nonostante la sua carriera potesse vantare qualcosina in più, però lui si è messo sempre in discussione e oggi ha dato il suo contributo in campo, risultando secondo me uno tra i migliori in campo assolutamente. Ecco, i gol di Rossi, le parate anche di Cuca, si certificano una qualità della rosa dove tutti hanno saputo ritagliarsi il loro spazio. Quindi, all'inizio stagione si diceva questo è un pietra che dipende da un solo giocatore, nel caso era Zunino, invece i fatti hanno dimostrato il contrario. I fatti hanno dimostrato il contrario, perché quando c'è propensione al lavoro, c'è voglia di fare bene, c'è un lavoro delineato con organizzazione, con meticolosità, con concentrazione in settimana, e quando ci sono dei calciatori pronti ad ascoltare, a mettersi in discussione, tutti, da chi gioca, a chi entra in campo, a chi viene in panchina, a chi va in tribuna, noi non avevamo e non abbiamo tuttora una rosa straordinaria negli 11, ma nei 22, qualunque giocatore io ho messo in campo quest'anno, uno è stato disponibile, due ha fatto bella figura. Quindi questo vuol dire che alleno un gruppo di ragazzi straordinari e speriamo che domenica prossima possano raggiungere l'obiettivo che meritano, perché sarebbe veramente qualcosa di unico, di incredibile per come è nata questa avventura e per come speriamo si vada a concludere. Ecco, come si prepara una partita come quella di domenica? Si prepara come l'abbiamo preparata questa settimana qua, cioè non parlandone, pensando solo all'avversario. Ho avuto la fortuna comunque, grazie ai miei collaboratori, di vedere la partita col Ceriale, del Borzoli col Ceriale. Ci aspettiamo comunque un Borzoli battagliero in casa loro, un Borzoli deciso, determinato, e secondo me se si va in campo pensando che bisogna giocarsi il campionato può essere tutto controproducente, ecco. Invece se si va in campo pensando che bisogna battere il Borzoli, allora si può fare, bisogna andare là, giocare. A livello tecnico-tattico chiaramente entreremo nei particolari da martedì in poi, però per noi è già bello essere lì all'ultima giornata. Oggi molti pensavano che potessimo pareggiare, quindi che ci fosse il cambio della guardia, invece arriviamo all'ultima giornata padroni del nostro destino. Se meriteremo di vincere questo campionato, dobbiamo vincere per forza Borzoli.